Ci sono barche che resistono al passare del tempo e nel corso degli anni, grazie ai restyling, continuano ad avere sempre più successo, sino a diventare delle icone, come questo Crankey, Endurance 30. Questa è l'ultima evoluzione e l'hanno chiamata E30 Endurance. La vediamo nella sua più recente versione, un facelift realizzato sulle stesse stampate del precedente modello. Aldo Crankey disegnò la linea Endurance negli anni 80. Da allora sono passati 40 anni, le mode e le generazioni si sono succedute, eppure questa tipologia di motoscafi italiani continua ad avere successo. E30 è moderna, nello stile, negli accessori, ma è soprattutto pratica, comoda, ben organizzata ed è proprio per questo che continua a piacere. Su questo scafo, lungo quasi 10 metri fuori tutto, avete tutto. Crankey ha cambiato un po' tutti i suoi modelli e anche le barche più piccole come questa hanno beneficiato di questo rinnovamento. Non fate caso ai colori di questo esemplare, sono estremi, potete sceglierne di diversi. Le tappezzerie sono uno degli elementi più appariscenti. Il materassino a prua è largo, ma lascia il giusto passaggio walkaround. Questo contrasto di colore fa emergere gli altoparlanti. La finestra sul ponte è speculare a quella sul fianco. Verso poppa, la presa d'aria della sala macchine è preceduta da una rientranza che agevola l'ingresso del flusso. Due cruscotti emergono dalla plancia, in verticale, per una perfetta lettura. Sopra gli orologi analogici, sotto i display digitali, una ridondanza che mi piace. Ci sono prese USB e la stazione di ricarica wireless per lo smartphone. Il tricolore ricorda che questo è un prodotto totalmente italiano, disegnato dal Centro Studi e Ricerche Crankey, con la collaborazione di Christian Grande e prodotto negli stabilimenti Crankey in Italia. L'elica di prua è utile perché abbiamo un solo motore. Questo sembra un unico divanetto, ma in realtà le sedute sono indipendenti. È molto sicuro perché lo schienale è alto e protegge anche lateralmente e poi si sposta in avanti per dare un po' più di spazio al living. Dietro il divano di guida una tasca portaoggetti, sotto le sedute un vano a giorno e sulla dritta un altro piccolo gavone. Nel living trovano posto 6 persone. Al centro il tavolo arricchito con un portabottiglie. Abbiamo zone prendisole a prua e a poppa, ma possiamo tenerne un'altra a centro scafo abbassando il tavolo e aggiungendo un cuscino. Il pozzetto è completato dal mobile cucina, il cui top è modellato con portaoggetti. Sotto il lavello e il grill e più in basso il frigo. Nella murata di sinistra sono alloggiati i parabordi, così si risolve il problema del loro stivaggio. Un cancelletto chiude il passaggio verso poppa. Tutta la coperta è cinta da tienti bene, persino il prendisole di poppa ne è provvisto. Una soluzione ovvia eppure rara. La piattaforma bagno è molto grande e contribuisce a rendere più comodo questo modello. È una zona importante e hanno fatto bene a valorizzarla, sia con le dimensioni sia con il rivestimento di teak. La scheda bagno è a scomparsa e include comode maniglie di risalita a bordo. Per ottenere un po' di ombra si può tesare un tendalino microforato tra 4 pali di fibra di carbonio. Non è facile realizzare ambienti ariosi sotto coperta su barche di questo tipo. Ma qui ci sono ben 6 punti luce, alcuni dei quali apribili, e poi la porta di plexiglass. L'alternanza di colori chiari e scuri dà un maggiore senso di profondità all'ambiente. Il tavolino addossato alla paratia evita la caduta di oggetti. Questa dinette naturalmente diventa una cuccetta matrimoniale con un lato molto lungo, ben 220 cm.
quindi adatto anche a chi è molto alto. C'è un'altra cuccetta da una piazza e mezzo che sembra ideale per i bambini, oppure da utilizzare semplicemente come area di stivaggio. Ai lati del materasso ci sono porta oggetti. Accanto alla scala di discesa sotto coperta troviamo stipetti contenitori. Altri gavoni controstampati si trovano sotto i divani. Nel bagno l'altezza massima è di 190 cm e nel celino c'è l'oblò apribile. Sul sito Cranky potete configurare le 30 Endurance scegliendo i colori dello scafo ed esplorando l'Atelier Cranky, una sartoria per la personalizzazione della vostra barca. Prima di partire, apriamo la sala macchine, è un'operazione importante. Qui la sentina è controstampata, quindi se ci fosse una perdita di olio, di carburante, un'infiltrazione d'acqua, la vediamo subito. Proviamo il Cranky E30 Endurance con un entro fuoribordo a benzina, un Volvo Penta V8, 8 cilindri AV, da 350 cavalli. La propulsione è la solita duo prop di Volvo Penta. L'alternativa potrebbe essere un motore diesel, il D4, da 320 cavalli, sempre di Volvo Penta. Per portarla in planata abbasso i flap, aiutano a trovare un assetto di corsa migliore più rapidamente, anche a bassa andatura. Osservando la scia ci rendiamo conto che a 10 nodi siamo già in assetto planato. Abbiamo il serbatoio del carburante pieno per 3/4, il serbatoio dell'acqua invece è pieno al 100%. Giornata invernale, gelida, con mare calmo e assenza di vento. La carena è la stessa delle precedenti versioni dell'Endurance 30, progettata da Aldo Cranky. Siamo a 20 nodi, i flap ci fanno tenere la prua immersa, una situazione che sarà sicuramente ideale quando troveremo un po' di onde. Adesso però li togliamo, preferisco avere un angolo di incidenza un po' più elevato con la prua alta e sentire lo scafo che corre meglio sull'acqua. Siamo a 20 nodi e per percorrere un miglio abbiamo bisogno di 1,7 litri di carburante. Motore a 4200 giri minuto, andatura di crociera 25 nodi, consumo inalterato, sempre 1,7 litri per ogni miglio di navigazione. Nel caso optaste per la versione diesel, risparmiereste a queste andature circa 3 litri ogni 10 miglia. Fate i conti per capire qual è la motorizzazione che vi conviene di più in base al raggio delle vostre navigazioni. Abbiamo trovato un po' di onda. La velocità adesso è di 30 nodi, motore a 4850 giri minuto. Molto agile in virata. È chiaro, è un motoscafo, è divertente da guidare. Lo vedete? Con questa agilità, anche se non avete esperienza al timone, vi divertite sicuramente senza preoccupazioni. Beh, naturalmente se le condizioni non sono impegnative. E quando il mare è così calmo, e si ha a disposizione così tanta potenza e un motoscafo così brillante, beh, allora giù le manette! Diamo un po' di trim, lo facciamo beccheggiare un po' di più, ma riusciamo a guadagnare anche velocità.
Siamo al massimo dei giri motore e al massimo della velocità. 37 nodi per il Crankey e 30 Endurance.